Il 60enne di Viareggio, proprietario della Toyota Yaris, che venerdì scorso ha investito due ciclisti viareggini sull'Aurelia all'altezza dell'uscita autostradale a Migliarino, ha ammesso alla Polizia Municipale di Vecchiano, che conduce le indagini, di essere stato lui alla guida della vettura. Non mi sono accorto di niente, avrebbe dichiarato, e quindi è stato denunciato per lesioni colpose. Silvia Sarappa, 64 anni, era in sella alla sua bicicletta davanti il marito Pierluigi Del Pistoia, 68 anni, che per fortuna è riuscita a rimanere in piedi, non cadendo quando è stato urtato dall'auto pirata. Ha avuto la peggio invece la moglie, che è stata scaraventata contro il guardrail e si è procurata un grave trauma cranico ed è stata operata all'ospedale di Cisanello, dove è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stazionarie, ma sta recuperando alle cure dei sanitari. Il marito, insieme alla moglie, sono anche gli organizzatori del Gran Fondo della Versilia, quindi conosciuti anche per questa loro attività e passione per le due ruote. Ironia della sorte, Del Pistoia insieme agli altri familiari sono positivi al Covid, quindi bloccati in casa e impossibilitati a far visita alla moglie in ospedale.